Ora si Immagino di essere registrerà la conferenza. fermi. E do la parola ad Annalisa dunque per la sua relazione su scuola e lavoro, la dimensione digitale tra cultura e tecnologie. Annalisa, hai un quarto d'ora di tempo, più o meno come tutti i relatori. Grazie. Benissimo, grazie Veronica, grazie Ida, grazie Valeria. Sono felicissima di essere con voi stamattina. Penso che lo siamo un po' tutti dopo quel tremendo rinvio dello scorso anno, appunto, che ci ha colto tutti di sorpresa, non soltanto perché stavamo rinviando un convegno, insomma, ma per tutto il resto. Dunque, permettetemi di iniziare con una suggestione, che è un'immagine, appunto, che ecco, ho un po' nel cuore, che ecco, a me colpisce e mi piace molto, e poi credo che sia anche nella memoria, almeno appunto di chi è della nostra generazione, appunto, la locandina di questo importante appunto film che ci riconduce ad un elemento che sicuramente oggi più che mai e più che mai da un anno a questa parte, appunto, ormai fa parte delle nostre vite, ma non è soltanto questo il senso delle connessioni. Le connessioni con l'altro, appunto, sono un po' l'oggetto, ecco, della suggestione. Che mi colpisce e che mi fa piacere condividere con voi, e le connessioni tecnologiche, che in questo caso possiamo anche vedere rappresentata da questa fantastica e romantica immagine, appunto, di una bici che sembra effettivamente una bici intelligente, come diremmo oggi, appunto, e che evoca, visto che sembra avere una grande potenza per poter arrivare fino alla Luna, quindi evoca anche un'immagine, appunto, di sostenibilità in qualche modo, evoca un'immagine di futuro. E ancora mi piace rimanere su alcune appunto suggestioni iniziali e attraverso appunto una celebre frase di Albert Einstein che ci ricorda che la logica, ecco, che tra la logica e l'immaginazione c'è qualche differenza. La logica è importantissima, ma ci porta da A e B. L'immaginazione ci può portare ovunque. Ed è un po' sulla base di questo che ecco, strutturerò il mio intervento, nel corso del quale vi presenterò alcune esperienze pratiche scolastiche nate nell'ambito del rapporto scuola-lavoro, più o meno codificate, poi dopo andremo a vedere. Due elementi, diciamo, che fanno da cornice al discorso sono il digitale e l'imprenditorialità. Digitale declinato in particolare nella forma del digital making, imprenditorialità in particolare con riferimento al quadro, al framework per le competenze imprenditoriali, il framework dell'entrepreneurship, con particolare riferimento ad alcuni elementi, quello di vision innanzitutto, che richiama appunto una visione del futuro orientata alla possibilità di identificare opportunità sostenibili, opportunità innovative per il futuro e soprattutto per rispondere ai bisogni dell'individuo, delle comunità, per l'ambiente e per il mercato. Quindi una visione che non è esclusivamente economica produttiva, ma che invece guarda con molta attenzione, e del resto appunto è una delle dinamiche che muove in qualche modo gli scenari sociali e contemporanei, sociali e culturali contemporanei, quello appunto della sostenibilità, oltre appunto al driver dell'innovazione tecnologica. E quindi appunto un po' uno degli elementi di base che fa parte delle pratiche di scuola-lavoro e delle pratiche didattiche che ho esplorato attraverso in particolare un progetto che andava a approfondire alcune pratiche di erano i tempi, ho iniziato il progetto a cavallo tra ecco, la vecchia ASL e le nuove formulazioni, quindi mi scapperà qualche volta appunto questa vecchia formulazione, progetti di alternanza scuola-lavoro. Ma ecco, nel contesto di progetti che nascevano dentro questa cornice istituzionale, un po' l'elemento che risulta centrale, sul quale naturalmente ho posto l'attenzione e che quindi ho cercato di esplorare, è proprio quello appunto della creatività. E ancora appunto
un'altra delle appunto Gianni Rodari nel corso nei suoi saggi per la creatività, che fanno riferimento a una serie di seminari che negli anni 70 tenne con e per alcuni insegnanti appunto in Emilia-Romagna, appunto ricordava la valenza, l'importanza nel processo educativo e didattico e non solo appunto del processo creativo. In effetti le due citazioni che vedete sotto sono invece, ecco, più istituzionali, nel senso che derivano e provengono appunto dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, e mi fa sempre piacere ricordare che, ecco, a livello delle regolamentazioni, delle indicazioni che vengono fornite per le scuole, l'immaginazione è uno degli elementi che in particolare per gli istituti tecnici e professionali viene appunto richiamato. L'immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliano creare qualcosa di nuovo e di distintivo, e questo appunto è, in qualche modo, fa parte di una cornice ricordata, diciamolo in questi termini, ma fa parte appunto delle indicazioni e linee guida ai docenti, e quindi in qualche modo elemento obiettivo anche verso il quale condurre i giovani studenti, insieme appunto a tutto il discorso della necessaria contaminazione fra teoria e pratica. Quindi quali sono i due elementi, le due cornici che in qualche modo sulle quali mi fa piacere soffermare l'attenzione? Da una parte il quadro delle competenze digitali, dall'altro quello delle competenze imprenditoriali. L'una ci richiama, il quadro delle competenze digitali lo voglio sintetizzare semplicemente con il richiamo appunto a tutto quel mondo e quell'immaginario e a quella potenza, oltre che potenzialità, smart, quindi tecnologie intelligenti, intelligenti perché? Proprio perché appunto rispondono ai nostri bisogni, intelligente nella loro connessione con l'uomo, e naturalmente la connessione uomo-tecnologia è tema che le tecnologie abilitanti ci portano sempre più all'attenzione, e che quindi disegnano scenari appunto che vanno verso smart city, appunto città intelligenti, economie blu, verdi, laddove appunto tutte queste definizioni richiamano sempre la connessione con un mondo di valori che è orientato appunto al benessere individuale e collettivo, alla sostenibilità nel termine più ampio possibile. L'entrepreneurship, che richiama appunto la capacità di agire e di intraprendere da parte dei ragazzi, che richiama verso appunto quel mondo che vogliamo, come diceva Mark Kingwell, il richiamo alle spalle, dietro e dentro appunto il framework delle competenze imprenditoriali, è quello di indirizzare i ragazzi alla costruzione del mondo che vogliamo, quindi innanzitutto richiamarli ad una capacità di aspirazione, in qualche modo potremmo dire, ad un'etica delle possibilità che li indirizza a poter capire di essere capaci di poter fare. Quindi il quadro delle competenze digitali, che in qualche modo, a volte anche con molta retorica, indirizza i giovani verso la possibilità di poter fare più o meno tutto con le tecnologie, e dall'altro il quadro delle competenze imprenditoriali, anche qui non sfugge talvolta appunto un po' di retorica circa la competenza imprenditoriale, ma ciò che durante appunto il percorso scolastico, in quella fase delicata della vita, in particolare le scuole che ho studiato, e quindi i progetti appunto che ho preso in considerazione, sono scuole secondarie di secondo grado, dicevo prima, istituti tecnici e professionali, una fase delicata, importante della vita dei giovani, nei quali proprio il confine, l'orizzonte delle possibilità deve essere quanto mai e quanto più possibile aperto ed ampio. Ed è in questo senso quindi che si inserisce la cornice delle competenze
imprenditoriali. Lo dicevo prima, non si tratta semplicemente di una visione che guarda alla quarta rivoluzione industriale o da un punto di vista semplicemente dello sviluppo economico produttivo, ma richiama, come del resto appunto è abbastanza condivisa e diffusa, insomma, la visione della possibilità di utilizzare le tecnologie, le cosiddette tecnologie abilitanti 4.0, e quindi di poter vivere l'economia 4.0 dal punto di vista di un set di valori, appunto, che va oltre la sfera economica produttiva. Quello che c'è in gioco, diciamolo in questi termini, è la formazione, appunto, di una cittadinanza globale. E quindi, oltre che i lavoratori del futuro, il tema, appunto, come sempre è stato, appunto, la scuola forma cittadini e lavoratori, cittadini globali oggi, appunto. Quindi quello che è in campo è la definizione, la formazione, la promozione di competenze per l'inclusione, la coesione sociale, la produttività. Dunque, si tratta appunto di analizzare e ecco, focalizzare l'attenzione su quelle che sono appunto skill creative, skill tecnologiche, skill interpersonale, quelle che vengono appunto messe in evidenza in tantissimi report, in tantissime indicazioni. Quello che appunto cito in questo caso The World Economic Forum è soltanto uno tra i vari, che definisce appunto le caratteristiche di contesti appunto di apprendimento e la focalizzazione appunto su set di competenze che guardano innanzitutto appunto alla formazione dei cittadini, quindi non soltanto da un punto di vista tecnico naturalmente. E difatti è da questo punto di vista che il quadro delle competenze digitali diviene un po' il riferimento appunto delle pratiche didattiche, cioè è la cornice delle pratiche didattiche considerate. Laddove forse l'elemento che ecco, possiamo sintetizzando mettere in evidenza è semplicemente con forza quello della digital transformation, quindi la capacità di utilizzare le opportunità digitali appunto per l'innovazione e il miglioramento grazie al loro utilizzo creativo. Il quadro delle competenze imprenditoriali, come dicevo prima, diciamo, è suddiviso in 3 aree e 15 livelli di competenza, ma soprattutto un elemento di fondo che è importante mettere in evidenza, proprio quello appunto della capacità di ricercare le opportunità, di identificarle le opportunità di innovazione e, come dicevo prima, appunto innovazione per chi, oltre che perché, innovazione appunto per le comunità, innovazioni per creare un benessere più ampio. Quindi si tratta appunto, attraverso il quadro delle competenze imprenditoriali, una serie di elementi che vengono messi in evidenza, guardano all'intraprendenza del singolo verso la comunità e appunto anche per le comunità. Creatività, visione, il valore delle idee, quindi valore delle idee e idee di valore sono alcuni degli elementi sui quali, in una maniera abbastanza analitica, che non andremo appunto ad approfondire ora, fanno parte del quadro di definizione appunto del framework, compreso, oltre una serie di altri elementi sui quali non ci soffermiamo, il pensiero etico e sostenibile. Quindi c'è in qualche modo appunto Annalisa, una scusa, qualche altro riformulazione. minuto? Ok, 3-4 minuti ce li 5. ho? Sì, Perfetto, perfetto. ottimo, benissimo. Appunto tutta quella riformulazione del senso dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità che appunto è già del 2006, riformulato in qualche modo nello scenario sociale e culturale contemporaneo. Questa è una mappa delle ricorrenze lessicali tratta appunto dal testo del framework appunto Entro e Comp, che mi fa sempre piacere mettere in evidenza proprio per la centralità del valore delle idee e del valore, dell'azione e del creare, delle opportunità
opportunità, appunto, che di questa visione delle opportunità che non deve mancare, appunto, ai giovani. Ed il valore, come ben sappiamo, non è soltanto, appunto, riferito ad un contesto economico produttivo, neanche questo, ma è dal punto di vista del valore pubblico, l'utilizzo delle tecnologie, le possibilità offerte, appunto, dalle piattaforme intese come condivisione dei pensieri e delle prospettive che vengono offerte dai cittadini è uno degli elementi fondamentali. Quindi, appunto, l'economia della piattaforma e la società delle piattaforme richiama in qualche modo, come si legge anche in alcuni ulteriori report, la possibilità di slegare la visione del governo come decisore e cittadino come esecutore. Quindi quello che c'è dietro e dentro appunto la logica delle piattaforme, come viene ricordato più volte, una condizione possibile oggi, già oggi, non è un futuro, è quello appunto di poter avviare una partecipazione che possa appunto coinvolgere i cittadini nella definizione del valore pubblico. È chiaro che le tecnologie ci offrono delle opportunità, ma non è, come diceva qualcuno, una profezia che si autoadempie, e quindi occorre costruire un processo attraverso il quale i ragazzi riescano a intravedere la possibilità veramente di costruirlo, quel mondo della partecipazione, delle connessioni e del poter appunto definire una prospettiva appunto di mondo sostenibile, inclusivo. Nell'ambito appunto dell'esperienza di scuola-lavoro che sono state considerate nell'ambito del progetto Modelli Innovativi di Alternanza Scuola-Lavoro, la capacità imprenditoriale e le competenze digitali fanno parte del processo. Tecnologie, docenti, partner, studenti sono tutti insieme appunto parte di un processo che si svolge tanto nelle aziende e nei laboratori, quanto, e questo credo che sia abbastanza importante, quanto nei laboratori scolastici. Quindi c'è anche, viene fuori anche una presenza forte e attiva della scuola. Il processo l'ho sintetizzato in qualche modo in questa slide, è quello della ricerca verso i quali si spingono appunto i giovani a, ecco, sollecitare, essere sollecitati rispetto ad un problema e quindi poi appunto andare a ricercarne opportunità. Dalla parte dei docenti c'è appunto questo. C'è un coinvolgimento altrettanto forte, da una parte perché sono occasioni nelle quali riescono a, ecco, toccare con mano attraverso la partnership con le aziende, la collaborazione con alcuni referenti, gli aggiornamenti professionali e le evoluzioni, e dall'altra perché sono, ecco, come dice alcuni, come dicono loro durante le interviste, è un modo che consente loro di lavorare con i ragazzi per prove e per errori. Cosa vanno, come viene condotto il processo anche in termini di ecco, rilevazione delle competenze poi al termine del processo? In molti casi le attività pratiche, dopo velocemente le illustro molto ra rapidamente, Veronica, non ti preoccupare, so che sono arrivata al limite. Da una parte c'è il ricondurlo appunto a esercitazioni e verifiche. Quindi, piuttosto che, ecco, fare delle esercitazioni in laboratorio che possono venire fuori, semplice, ecco, che restano nell'alveo dell'esercitazione, si dà spazio ad un prodotto concreto, ad un'esperienza pratica. E tutto viene ricondotto attraverso appunto una griglia per le rilevazioni delle competenze, quelle standard che poi vengono utilizzate nell'alternanza e che appunto incrociano le valutazioni di docenti e di tutor. I docenti si soffermano molto, soprattutto certo, sulle capacità tecniche, si soffermano sulla capacità attraverso questi progetti di poter ritornare sui concetti che hanno studiato in precedenza, di poterli applicare concretamente. Si soffermano molto sulle soft skill, che sono sicuramente uno degli elementi registrati tanto dai docenti quanto dagli studenti in termini di autovalutazione come esito finale di quello che
tra virgolette, si portano a casa a conclusione del processo. E poi c'è quell'intangibile che insomma ha sempre la sua importanza, la passione e l'entusiasmo che brilla nei loro occhi. Appunto, quando riescono a fare qualcosa, quando credevano che fosse impossibile e invece hanno scoperto con le loro mani, attivandosi attivamente, che realizzare quella tal cosa era possibile. Ecco una carrellata, riscorro velocemente alcune esperienze di cui, a cui ho fatto riferimento: la TELT, la maglietta intelligente realizzata dagli studenti appunto di un istituto tecnico del Costanzo insieme ad un istituto del sistema moda, quindi molto spesso c'è questa contaminazione tra indirizzi diversi. Appunto non mi soffermo sugli ulteriori elementi, ma li ho detti a monte: laboratori della scuola centrale, oltre appunto ai laboratori delle singole aziende appunto coinvolte. Il Celerifero, il velocipede elettrico per la mobilità urbana e sostenibile, che nasce nell'Istituto Tecnico Ferrari, quello appunto che nasce nel cuore della Motor Valley e che attraverso appunto i suoi studenti dà invece realizzazione appunto pratica. Questi sono i laboratori della scuola, quelli che vedete nella foto e quelli che vedete nella foto davanti appunto al celebre Museo Ferrari, è un prototipo del velocipede elettrico VeloBike realizzato appunto dai ragazzi. Ne sono realizzati diversi modelli con diverse funzionalità, perché uno degli obiettivi è anche quello di attivare processi di community engagement, coinvolgendo la comunità appunto verso una serie di attività. Nel caso specifico, appunto, questo modello del VeloBike è utilizzato per ecco, la pulizia degli spazi urbani. Dal Celerifero nasce una startup ad opera di uno degli studenti delle scuole. Il robot ecologico è invece realizzato dagli studenti di Biella ed è appunto un robot che aiuta a preservare la natura, difendendo dagli attacchi degli animali predatori. Bracci robotici, ancora realizzazione appunto dell'Istituto Altamura in Foggia, una bici per il parco, qua siamo in Calabria. Anche in questi casi ci sono diversi modelli con diverse finalità, per questo dicevo appunto c'è il set di valori che viene sempre messo in campo dai docenti nello spingere i ragazzi. E un Pozzo 4.0 per l'Africa, con cui chiudiamo, che è una realizzazione appunto, una realizzazione di un vero e proprio dal prototipo al prodotto, Pozzo 4.0 destinato al villaggio di Tomora in Africa, che è il villaggio di provenienza di un ex studente dell'Istituto Mandela. Il progetto è stato realizzato dall'Istituto Mandela e dall'Istituto Cattaneo dell'Aglio di Castelnuovo dei Monti, a partire dal problema che aveva appunto Bamba Sissoko di poter aiutare la sua comunità nell'approvvigionamento d'acqua. Insieme a loro, insieme ai docenti, insieme agli studenti, coinvolgendo una serie di aziende a partire dalla Siemens, ma anche appunto aziende più piccole, locali e del territorio, i ragazzi hanno prototipato e in realtà appunto avrebbero dovuto realizzare l'installazione. C'è stato il lockdown e appunto l'emergenza pandemica che ha creato qualche difficoltà, ma il progetto dovrebbe essere appunto in via di installazione nel villaggio. E tanto altro, Una lista. insomma, erano alcuni degli esempi che mi faceva piacere condividere con voi rispetto a questo argomento. Grazie, scusatemi se ho sforato, forse spero poco. Grazie Grazie a tutti. Annalisa, un pochino hai sforato, ma devo dire molto interessante questa carrellata di pratiche, insomma, che fra l'altro conoscevo anche quella di Castelnuovo dei Monti, insomma, essendo proprio impegnata in un progetto di valutazione, diciamo, dell'alternanza scuola-lavoro. Però, insomma, Ottimo. non rubo altro tempo, chiederei a chi avesse poi domande, interventi, di prenotarsi in chat alla fine e passerei subito alla seconda presentazione, Cross-Sectional Skills Development in Heritage Environments, di Antonella Poce, Alessio Caccamo e Maria Rosaria Re. Prego.
Non so chi vuole condividere la presentazione. Dovrebbero presentare la dottoressa Maria Rosaria Re e il dottor Alessio Caccamo. Benissimo, allora do la parola a Maria Rosaria e ad Alessio. Prego. Prego. Un attimo che vediamo se ok. Fatto tu, Maria Rosaria, grazie. Avete un quarto d'ora di tempo circa, grazie. Maria Rosaria non Il ha il microfono. microfono. Buongiorno, perdonate, sono Re Maria Rosaria, assegnista di ricerca presso l'Università Roma Tre e collaboro con il centro didattica museale che è stato diretto dalla professoressa Antonella Poce fino a pochi mesi fa e che ora ha avviato il centro di ricerca Intellect presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, nel quale appunto faccio parte e che ha avviato le parte delle attività che verranno presentate oggi in questa presentazione. Professoressa, non so se vuole dire qualcosa riguardo al centro Intellect. Scusate, ma la comunicazione va e viene. Sì, il centro è appunto un centro di ricerca per, come vedete, per l'educazione nel patrimonio museale, il well-being, quindi il benessere, inteso nel senso più ampio possibile, quindi come partecipazione sociale, come primo obiettivo, e tecnologia nella didattica. È un centro che, come vedrete adesso nella diapositiva successiva, si caratterizza come internazionale, ha l'adesione nel consiglio scientifico di moltissimi colleghi che provengono da ambienti differenti, ma sempre ovviamente collegati alle tematiche centrali del centro. Quindi l'idea è proprio di poter proporre una visione multipla, diciamo così, e quindi interdisciplinare, come del resto stiamo facendo anche questa mattina, rispetto a questioni di interesse comune, di partecipazione, di uso critico della tecnologia, in particolare grazie alla fruizione del patrimonio nell'ottica di sostenere competenze trasversali, come vedremo anche nella successiva presentazione. Ma non rubo altro tempo, altrimenti limitiamo proprio la presentazione di questo progetto. Prego. Esatto, grazie professoressa. Il progetto che qui presentiamo è un progetto complesso viste le tematiche e gli ambiti scientifici che sono stati impiegati nella sua realizzazione, ma sicuramente dedicato in realtà a una finalità semplice che è la fruizione del patrimonio artistico e culturale in modo personalizzato in base ai bisogni educativi dei diversi utenti che intendono fruire del patrimonio a distanza. Perché? Perché un'idea originaria di personalizzazione attraverso l'uso di strumentazione tecnologica e di web app in realtà poi si è rivelata un'unica modalità di fruizione data la situazione di chiusura dei siti e dei musei nel quale ci troviamo, nella quale ci troviamo dallo scorso marzo, perché l'idea di unire le tecnologie digitali e l'educazione in tempo di Covid. È ovvio che le tecnologie hanno fin da subito, grazie alla loro ampia diffusione, dato la possibilità di ovviare a problemi di tipo pratico, quali appunto la chiusura delle scuole, la chiusura dei musei.
Però è importante in contesti quali quello nel cui ci troviamo promuovere non solo le conoscenze attraverso percorsi educativi, ma soprattutto le competenze trasversali, tra cui il pensiero critico e l'uso critico delle tecnologie. Siamo stati veramente inondati anche da informazioni diverse, contrastanti su moltissimi campi. Che sono state definite con il termine di infodemia, ad esempio, e quindi unire la possibilità di promuovere il pensiero critico in contesti tecnologicamente avanzati, tramite però un canone di riferimento forte come è il sistema culturale, è un modo per ovviare non solo alle problematiche relative alla impossibilità, ad esempio, di operare una cittadinanza attiva e consapevole, ma soprattutto promuovere e sollecitare l'inclusione sociale che si realizza appunto attraverso l'inclusione culturale. Infatti, la digital literacy e il pensiero critico possono essere definiti dei veri anticorpi in situazioni complesse dal punto di vista mondiale, appunto come quella che viviamo oggigiorno. È importante che l'educazione si realizzi quindi attraverso questi strumenti metacognitivi, perché solo attraverso un uso consapevole e critico e una conoscenza che si basa su un sistema culturale sicuramente forte, si può operare in modo consapevole all'interno di una società in continua evoluzione e che presenta difficoltà innumerevoli ogni giorno. Il pensiero critico, un po' la precedente presentazione lo ha accennato, è una delle competenze che viene definita non solo dal World Economic Forum, ma anche dell'UNESCO, da tutti i più grandi sistemi e enti che si occupano di educazione come una delle competenze fondamentali per l'educazione non solo in contesti formali, ma per il lifelong learning, quindi per l'educazione permanente. È la competenza che si realizza attraverso sottocompetenze definite sì e sicuramente complesse, ma che dovrebbero fin dalla primissima infanzia essere sollecitate al fine di arrivare a un uso critico del ragionamento in età adulta che sia sicuramente avanzato. Secondo la letteratura di riferimento, il pensiero critico può declinare in termini di disposizioni e attitudini, atteggiamenti mentali, le abilità più affine a tale costrutto sono sicuramente le abilità di analisi, argomentazione, la capacità di creare inferenze e la valutazione critica. Esistono delle disposizioni però mentali che supportano il pensiero critico, come l'apertura mentale, la necessità di essere critici, di fare domande, la curiosità. Tutti questi elementi devono essere sollecitati, è necessario siano sollecitati in contesti educativi e in contesti in cui si utilizza il patrimonio culturale. La letteratura, infatti, del settore nel campo dell'educazione museale e della fruizione del patrimonio da anni definisce il pensiero critico come una competenza che può effettivamente essere promossa attraverso determinate metodologie didattiche. E in più, negli ultimi anni si è assistito dal punto di vista delle istituzioni museali e delle istituzioni del patrimonio appunto a una volontà di promuovere le competenze prima trasversali in generale, tra cui anche il pensiero critico, in quanto tali istituzioni si sono investite appunto del ruolo che gli è stato assegnato di formatori della società, veicolatori di non solo di una cultura, ma di quello che serve per promuovere la persona nella sua interezza.
Ed ecco qui che una serie di ricerche sono state portate avanti appunto per definire quali sono le metodologie che più efficacemente in contesti di fruizione del patrimonio promuovono il pensiero critico. Tra queste c'è il reflective questioning, il visual thinking, molto sviluppate soprattutto in campo anglosassone, e il digital storytelling che conosciamo e di cui ci sarà anche un approfondimento, se ho capito bene, nella prossima presentazione. Allora, definendo appunto un po' quello che ci siamo detti di quanto sia necessario promuovere il pensiero critico durante in contesti educativi che potremmo definire normali e soprattutto in contesti molto particolari come questi, il gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa Antonella Poce ha ideato un web app di cui ci parlerà nello specifico poi il dottor Caccamo, e che ha la finalità di promuovere il pensiero critico attraverso la fruizione del patrimonio e utilizzando le metodologie didattiche che vi ho poc'anzi presentato, quindi il reflective questioning, il visual thinking e il digital storytelling. Perché il digital storytelling? L'arte del raccontare la conosciamo, e sappiamo che però in realtà il museo e l'oggetto museale è in sé un racconto, e più volte c'è là dietro di sé una miriade di racconti. Il progetto EMEE, che è un progetto europeo a cui il Centro Didattica Museale ha partecipato, ha istituito ad esempio un framework per il racconto delle storie di oggetti museali, e sono state realizzate una serie di pubblicazioni in cui si è reso evidente come raccontare ad esempio dove l'oggetto è stato realizzato, chi lo ha creato, da chi è stato posseduto e qual è stata la sua storia prima di arrivare al museo, ha la possibilità di sollecitare non solo le competenze, ma una competenza di cittadinanza attiva e mondiale, non solo europea, molto ampia e ben definita, perché è la conoscenza dell'altro e in qualche modo poi ricevere, riflettere attraverso le storie dell'altro anche sulla propria esperienza e le proprie emozioni. È per tale motivo che il digital storytelling, laddove utilizza appunto strumenti digitali per raccontare storie, può efficacemente essere uno strumento per raccontare. E l'app Etruria si fonda appunto sul digital storytelling, sul visual thinking, come dicevo poc'anzi, ma ha un'altra caratteristica importantissima che è quella della personalizzazione. Il patrimonio museale e la mediazione del patrimonio museale sono efficaci lì dove riescono a raggiungere, a aderire in qualche modo ai bisogni educativi degli utenti museali, che sono diversificati non soltanto in riferimento a determinate categorie, ad esempio etniche o di età, o di gruppo sociale di appartenenza, ma in quanto persone è giusto avere un percorso che sia il più possibile personalizzato in base alle nostre necessità educative. E l'app Etruria cerca appunto di pone tra i suoi obiettivi sicuramente questo elemento che vi ho definito. Nell'ipotesi di ricerca, come potete notare appunto dalla slide che qui vi pongo, vi è appunto la possibilità, voglia di promuovere la fruizione del patrimonio culturale in modo educativo efficace in termini di promozione del pensiero critico attraverso appunto sistemi virtuali che con un attivo coinvolgimento dell'utente e un'attiva fruizione dell'oggetto museale possano sollecitare l'inclusione sociale e culturale. Alessio Caccamo, sono qui a supportarti nell'andare avanti con le slide, puoi continuare. Alessio, continuiamo sulla sua, diciamo, celerità e nello sfruttare i suoi 5 minuti.
Oddio, che ansia, va bene. Ok, perfetto. Allora, ovviamente l'app Etruria, come in realtà anticipato anche dalla dottoressa Maria Rosaria Re, è un'app complessa. È un'app complessa sotto diversi punti di vista, perché ovviamente da una parte c'era la necessità di sviluppare un ambiente virtuale totalmente digitale con all'interno delle opere che potessero essere quindi rappresentate da un punto di vista anche estetico. Più vicino possibile alla realtà, cercare di evitare la confusione digitale, quindi il sovraccarico anche di informazioni, e in generale, ovviamente, con l'obiettivo, come si può comprendere dalla slide, quello di sfruttare ovviamente le narrazioni creative per attivare ovviamente un processo attivo ed efficace nei confronti del pensiero critico. Possiamo andare avanti? Grazie. Ovviamente il progetto si basa su delle domande fondamentali, ovvero delle domande di ricerca a cui abbiamo cercato ovviamente di dare risposta durante lo sviluppo di tutto il progetto. Innanzitutto, come gli studenti valutano a livello proprio di percezione, di fruizione, anche di soddisfazione, diciamo, un'esperienza virtuale museale rispetto ad una esperienza virtuale fisica. Questo è molto importante in quanto nel momento in cui ci poniamo di fronte alla rimediazione di un oggetto d'arte in una versione totalmente digitale, dobbiamo comprendere se effettivamente l'operazione che noi stiamo andando a compiere sia o meno efficace. D'altro canto, comprendere se ci siano o meno delle correlazioni, come anticipato anche dalla dottoressa Re, se esistano o meno delle correlazioni tra le proprie preferenze, quindi preferenze personali, a livello di carattere, di cultura e ovviamente anche il comportamento che ci si ritrova all'interno dell'applicazione. Successivamente, ovvero in termini di valutazione, comprendere il livello di pensiero critico che viene fuori attraverso l'utilizzo di questa applicazione delle domande, grazie alle risposte che vengono poste durante le domande, e in ultimo, ovviamente, se il digital storytelling è effettivamente un'azione chiave in termini di pensiero critico, sviluppo del pensiero critico all'interno di un contesto culturale, un contesto culturale. Ok, grazie. Andiamo avanti. Ok. Velocissimamente il recap comunque del progetto. Il progetto comunque si inserisce all'interno di un progetto di ricerca denominato Inclusive Memory, sviluppato dall'Università degli Studi di Roma 3, con a capo appunto la professoressa Poce. Il team guidato dalla professoressa Poce è un team multidisciplinare che conta al suo interno ingegneri, designer, educatori, storici. Quindi comunque è un team totalmente completo, aveva inizialmente sviluppato un percorso museale in versione blended in realtà aumentata per il museo di Villa Giulia. Questo però ovviamente nel momento in cui è avvenuta la crisi sanitaria con la pandemia, questa attività non era più possibile, diciamo, non era la strada che potevamo perseguire, per tale ragione abbiamo dovuto totalmente reinventare, mantenendo ovviamente saldi i punti fondamentali del progetto, ma trasferire e rimediare totalmente il percorso in una versione totalmente digitale. Andiamo avanti. E da qui quindi che nasce Etruria. Etruria che già dal naming compie un gioco di parole tra il momento elettronico e l'essere comunque. Il mondo etrusco, appunto, è un'applicazione che è stata sviluppata sia in una versione, diciamo, che può essere scaricata per sistemi sia Windows che Apple, ma al tempo stesso in ottica anche di un digital divide che abbiamo ovviamente compreso, che quindi non tutti ovviamente possiedono degli strumenti digitali, tecnologici di un certo livello, è stato necessario ovviamente anche trasferirla in una modalità totalmente fruibile attraverso un semplice link via web. Dal punto di vista tecnico ci siamo concentrati ovviamente da una parte sulla ridefinizione dello spazio digitale, ovvero abbiamo deciso di mantenere uno spazio totalmente asciutto in modo tale da poter far elevare al massimo l'espressività dell'oggetto artistico. L'oggetto artistico che ci teniamo a precisare sono stati totalmente modellizzati da noi. Quindi, nonostante tutte le problematiche che c'erano di non poter avere accesso diretto anche alle opere d'arte,
E si presentano all'interno quindi con un percorso totalmente controllabile dall'utente, con la possibilità ovviamente di poter scegliere e muoversi all'interno dello spazio, poter leggere quindi le narrazioni legate alle singole opere, poter scegliere anche quali approfondimenti poter leggere, poter approfondire a seconda dei propri interessi e a conclusione di ogni sezione. Identificare anche da una parte un proprio sentimento nei confronti della narrazione e porre anche una domanda che potrà poi essere successivamente analizzata in termini anche di pensiero critico. Quindi, come vedete, abbiamo cercato di mantenere la maggior fedeltà possibile rispetto all'opera d'arte, un'interfaccia super pulita, super efficiente dal punto di vista anche dell'usabilità. Abbiamo utilizzato un carattere tipografico denominato bianco-nero che consente una massima leggibilità anche per chi ha problemi di lettura. Quindi abbiamo cercato di essere inclusivi, non solo da un punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista performativo. E ovviamente una sezione dedicata alle parti, prima ovviamente di profilazione e poi successivamente di interessi, come possiamo vedere anche nella slide successiva, per poter creare ovviamente un database su cui poi andare a poter ragionare sulle varie correlazioni che vedremo successivamente. Abbiamo ovviamente attuato due fasi, diciamo, pilota di questa sperimentazione, una nel luglio dello scorso anno e una successiva a novembre, con un campione sempre più ampio, che ci è servito ovviamente sia per assestare determinati problemi tecnici che sono inesorabili, normali, diciamo, in una fase sperimentale, ma dall'altro canto abbiamo potuto già ritrovare numerose correlazioni molto interessanti che vedremo, cercheremo di farle vedere molto velocemente, però molto interessanti. Maria Rosaria, se vuoi dare un Certo, colpo finale. sì, subito. Allora, i risultati sono sicuramente notevoli dal punto di vista della fruizione dell'app, ma anche, come diceva Alessio, in termini di correlazione. Il pensiero critico è stato valutato secondo una griglia di valutazione del pensiero critico che è stata già validata in alcune ricerche della professoressa Poce e è stata applicata a delle domande aperte che avete visto durante il percorso. La correlazione tra l'estroversione, ad esempio, dei partecipanti e la scelta di determinate opere artistiche ha fatto notare come ci sia una correlazione tra alcune narrazioni raccontate, ad esempio la narrazione di Medea, che è stata la narrazione più scelta e che tratta il tema dell'abbandono da parte di una donna e del tentativo di vendetta nei confronti dell'uomo. Per quanto riguarda il Proprio un pensiero critico, minuto per chiudere, Maria Rosaria. perfetto. Per quanto riguarda il pensiero critico, si identificano abbiamo cercato di individuare l'utilizzo critico appunto delle fonti per l'individuazione da parte loro di questo fil rouge che dovevano cercare e trovare come se fosse una caccia al tesoro e c'è stata una buona risposta da parte dei partecipanti. Concludendo, sicuramente una sperimentazione ulteriore destinata a un gruppo diversificato può portare a noi l'acquisizione di date ulteriori circa la funzionalità dell'app, aumentare il numero degli oggetti e dei percorsi fruibili è il prossimo traguardo e poi definire ancora meglio quali sono i contenuti in relazione al sviluppo del pensiero critico e della sua promozione può darci delle indicazioni ulteriori per il miglioramento dell'app. Grazie mille. Grazie mille, veramente una relazione molto interessante, devo dire ci sarebbero tantissimi spunti, sono stata molto incuriosita dalle vostre griglie di valutazione e sicuramente vi disturberò in futuro per scambiare qualche opinione in merito. E se Siamo qualcuno a avesse qualche disposizione. domanda o intervento la può segnare eventualmente in chat per il dibattito conclusivo, ma darei subito la parola alla prossima relatrice, che è Valentina Faloni, che ci parla di storytelling 4.0 e didattica e ci illustra un suo progetto. Prego Valentina, 15 minuti per lei.
Grazie. Allora, io ho tentato di condividere lo schermo, ma purtroppo senza successo. Mi sentite? Ti sentiamo? Forse ci può aiutare la Ok. dottoressa Pandolfini a Sì, condividere lo schermo velocemente in maniera tale che Valentina possa eventualmente. presentare. Sì, eventualmente, diciamo come anticipavo alla dottoressa Prego Pandolfini. Valentina, puoi iniziare. Ok, mi sentite? Ti sentiamo benissimo. Ok, benissimo, grazie mille, perché io vi sento un po' a tratti. Allora, cercherò appunto di rientrare nei tempi per riuscire a dire tutto, perché mi fa molto piacere condividere con voi questa esperienza diretta, diciamo, di questo progetto, e anche perché oggi partecipano a questa conferenza, a questo congresso anche i diretti autori, dunque gli studenti che hanno realizzato gli artefatti multimediali che vi presenterò in questa occasione. Allora, come vi dicevo, questo contributo illustra quelle che sono, diciamo, le potenzialità dello storytelling 4.0 ai fini di quella che è stata la realizzazione di un inedito format di narrazione integrata e multipiattaforma per la fruizione museale, sviluppata durante il percorso didattico per professionisti dell'audiovisivo esperto in realtà aumentale in realtà aumentata e virtuale dell'alta formazione tecnica, che è un biennio sostanzialmente che vi illustrerò, diciamo, in seguito nel dettaglio. Questo, a tal fine, appunto, vi propongo come esempio virtuoso un'analisi del project work dal titolo Memoria Viva che hanno realizzato questi studenti durante il corso che ho tenuto di Storytelling 4.0, che definiremo appunto in seguito come dire, un'evoluzione del metodo del digital storytelling e che è stato, diciamo, realizzato in sinergia con il MUSED, quindi con il Museo della Scuola e dell'Educazione Moro Lang dell'Università Roma Tre, e con il sostegno del MIUR durante il percorso ITS 4.0. Questo percorso didattico ha previsto dunque tutta una serie di fasi per la progettazione e lo sviluppo di questi contenuti audiovisivi e in realtà aumentata e virtuale, che sono fruibili tramite differenti devices grazie all'impiego di QR code e dell'uso di visori. Questo ovviamente al fine di coinvolgere attivamente quello che è l'utente in un'esperienza di fruizione che è stata individuata, insomma, relativamente a tre periodi storici e metodi impiegati nella formazione scolastica, i cui oggetti e i relativi testi vengono appunto custoditi negli ambienti del museo e che sono stati, poi vedremo nel dettaglio come è stata operata la progettazione, individuati in tre filoni, diciamo, le scuole rurali, il ventennio fascista e la scuola Montessori. Ovviamente lo studio delle fonti, quindi la ricerca e la selezione di questi materiali d'archivio per la produzione di contenuti multimediali, quelle che sono state poi svolte dagli studenti come interviste a testimoni privilegiati e stakeholder, l'impiego di queste tecniche innovative per la riproduzione virtuale di quella che è stata poi una, diciamo, rielaborazione di una classe montessoriana completa di tutti gli accessori con cui si può interagire tramite cursore, diciamo, si è trasformato in quello che ho definito come un momento di apprendimento e crescita personale e professionale per i corsisti. Come dire, in un processo di conoscenza, se vogliamo, amplificato, no? Allora, il digital storytelling, come tutti sappiamo, insomma, in ambito formativo e professionale, può interessare sia il processo che il prodotto, ovvero essere identificato come un metodo appunto applicativo all'interno della didattica, ma allo stesso tempo identificare anche, diciamo, il prodotto che è frutto dell'impiego di questo metodo. Quindi entrambi hanno a che fare con il contesto d'uso e di sperimentazione, appunto, del quale fanno esperienza poi gli studenti, presentandosi in un certo modo in un'opportunità, no? Per applicare quelle che sono le conoscenze, le competenze maturate al di fuori di quello che è un contesto prettamente didattico, in particolare in questo caso con lo sviluppo e la progettazione relativa al project work. Ovviamente in questo ambito specifico l'impiego del digital storytelling
per la realizzazione di questo progetto Memoria Viva, diciamo, ha visto l'impiego, appunto, di, come vedremo più avanti, di software specifici e appunto la rielaborazione di materiale audiovisivo, cartaceo, eccetera. E, come vi anticipavo, per essere, diciamo, più specifica, questo progetto si inserisce in quello che è un più ampio percorso formativo che è denominato ITS 4.0 ed è promosso dal MIUR con il coordinamento del Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che diciamo, si prefigge di sviluppare laboratori di innovazione per la creazione di nuovi prototipi e di prodotti e servizi realizzati mediante strumenti e processi digitalizzanti. In questa direzione, infatti, il MIUR, diciamo, propone degli incontri sulla metodologia del design thinking e poi prevede, diciamo, un seminario di restituzione dei risultati prodotti, appunto, dai ragazzi, ai quali ovviamente è dedicato, appunto, un evento e a cui appunto abbiamo partecipato con gli studenti del nono biennio dell'ITS, della Fondazione ITS Rossellini. Per fare, diciamo, un po' il punto, diciamo, questo corso laboratorio di storytelling 4.0 è stato formulato in forma blended ed è stato suddiviso in tre unità didattiche, dove appunto il digital storytelling si integra dei linguaggi e degli strumenti della realtà virtuale e aumentata, per cui oltre a considerare, diciamo, l'uso dei linguaggi e degli strumenti che gli sono propri come metodo per produrre contenuti audiovisivi e multimediali. E da qui è stata un po' poi la riformulazione di questo, della definizione, diciamo, del corso laboratorio in Storytelling 4.0. Velocemente, diciamo, in merito agli strumenti valutativi adottati per quelli che sono stati diciamo, gli artefatti multimediali prodotti dagli studenti, la valutazione ha tenuto conto dell'intero processo di produzione e ovviamente degli effetti che ha avuto in termini di cambiamento e di trasformazione sia nei confronti dei singoli sia nei confronti dei gruppi che come spiegherò appunto entrando nel merito nelle successive slide dove avrete la possibilità anche di visionare questi prodotti diciamo sono stati formulati in gruppo e anche vedremo poi come hanno lavorato singolarmente. Per la valutazione di questi artefatti multimediali nello specifico sono state applicate tre rubriche valutative che fanno ovviamente capo a una rielaborazione di quelle proposte da Petrucco De Rossi per il digital storytelling nello specifico e ovviamente come docente del corso e coordinatore di questo progetto ho tenuto un diario, diciamo, professionale per ogni fase del project work. Nella fase successiva, quindi gli studenti ho proposto agli studenti di redigere quello che è un racconto testimoniale in forma di narrazione scritta, quindi come dire una riflessione, no? Post operam di quella che è stata l'esperienza, quindi sia didattica che professionale, quindi dello sviluppo della realizzazione di questo project, perché che li ha visti direttamente, diciamo, coinvolti, no? In una realtà, se vogliamo, professionale, no? Fuori, diciamo, dalle lezioni frontali, dai banchi della classe, insomma. E quindi ovviamente questo sempre relativamente all'importanza, se non altro, che la narrazione ha avuto durante questo processo, questo corso e non solo. Allora, velocemente, perché sicuramente le conoscete già, diciamo, sono state applicate queste rubriche valutative per la valutazione delle competenze tecniche, e, per la valutazione dei contenuti e per la valutazione sui processi. Una nota
è su giudizi minimo e massimo delle tre rubriche che diciamo in maniera un po' diversa da quella che sarebbe probabilmente la maniera più puntuale, diciamo da 1 a 3, da 1 a 5 eccetera, invece si è dovuta diciamo riformulare, ho dovuto riformulare questa valutazione attenendomi a quelle che sono diciamo le griglie che si confanno diciamo al giudizio, no? della Fondazione ITS Rossellini, che ognuno di noi deve redigere a fine corso, e quindi queste valutazioni sono formulate in scala alfabetica e progressiva, quindi A eccellente, B ottimo, C buono, D discreto, E sufficiente, F insufficiente. Ovviamente in queste valutazioni, in questi giudizi, rientrano però appunto le specifiche di cui anticipavo. Allora, quali sono i limiti della ricerca e i possibili futuri scenari di indagine e di valutazione? Allora, per ciò che riguarda diciamo ai fini della valutazione sull'efficacia comunicativa del percorso museale 4.0, ovviamente, sebbene fosse stata pianificata una valutazione in tal senso, questo non è stato possibile perché il progetto ha visto la sua ufficializzazione negli ambienti del MUSED durante un seminario evento, diciamo per la presentazione inaugurale di quello che era questo nuovo percorso, solo nella giornata diciamo del 6 febbraio 2020, e quindi diciamo questo ha preceduto di pochi giorni quella che poi è stata l'emergenza Covid-19, e quindi l'adozione delle misure di sicurezza che non hanno permesso diciamo una progettazione in tale direzione. Normalmente sarebbe stato diciamo previsto anche uno studio, no, della frequenza pregressa rispetto al nuovo percorso, e quindi poi un'indagine in tal senso anche rispetto all'esperienza dei consumatori e quindi dei fruitori di questo percorso. E ovviamente quindi ci si augura insomma che una volta superati quelli che sono diciamo i limiti che questa pandemia ci sta in un certo senso ponendo, se appunto sarà possibile attivare delle nuove occasioni di ricerca per misurare e validare l'efficacia di questo progetto, ovviamente si potrà, come dire, superare e integrare quelli che sono stati fino adesso le valutazioni in tal senso. Allora, gli obiettivi, la progettazione e le fasi realizzative degli artefatti multimediali. Mi piace qui inserire alcuni degli stralci che sono stati restituiti appunto dagli studenti. Questa in particolare è stata una parte relativa alla relazione finale esposta durante appunto l'evento conclusivo che è stato intitolato diciamo ITS 4.0 Day. Dove gli studenti appunto dicono che diciamo tra gli obiettivi prefissati c'era quello di proporre un percorso innovativo per dare vita alla storia della scuola italiana e al museo stesso. Il percorso, scrivono, da noi elaborato prevede un viaggio a ritroso nella scuola italiana che ci condurrà dalle prime strutture e idee di scuole fino alla moderna fruizione da noi proposta. Dalle scuole rurali ideate per i contadini e per un'istruzione primaria, passando per la scuola in epoca fascista edificata per fondare una nazione, al metodo educativo di Maria Montessori incentrato sulla libertà e l'autodeterminazione dell'individuo. E da qui diciamo un piccolo spoiler, nel senso che la memoria vive grazie a un linguaggio interattivo e audiovisivo dove alle testimonianze viene data nuova vita grazie alle tecnologie offerte dalla nostra epoca attraverso monitor, impianti audio e visori per la realtà virtuale. Allora, come avrete ancora qualche minuto. Sì, vado più in fretta possibile. Allora, come avrete ovviamente ormai compreso, l'obiettivo non era quello quindi di illustrare un singolo oggetto contenuto ed esposto all'interno del MUSED, ma di esplorarne il racconto, no? E quindi di offrire una nuova narrazione al fruitore. Questo ovviamente considera quindi le caratteristiche socioculturali del periodo storico
con particolare riferimento alla specificità formativo-pedagogica relativa alla didattica, mettendo in luce i metodi, ma anche gli ambienti, gli usi e i costumi che caratterizzano il contesto d'uso dell'oggetto e dell'insegnamento, nell'evoluzione di queste tre fasi nominate rispettivamente, come vi dicevo, scuole rurali, ventennio fascista e metodo Montessori, che sono state individuate, una tripartizione che è stata operata dagli studenti dopo aver effettuato sia i sopralluoghi negli ambienti del museo e aver studiato quella che si configura come la rivista di letture e letterature per i ragazzi, il Pepe Verde Speciale Mused, che appunto si propone di diventare il Bedeker organico e possibilmente completo del museo della scuola. Quindi per diciamo tornare su le potenzialità del digital storytelling, una progettazione, una realizzazione così concepita ha significato, diciamo, entrando nel merito del lavoro, selezionare e riorganizzare la narrazione dedicata agli studiosi del settore, ai metodi didattici, gli ambienti e gli oggetti d'uso reperibili grazie al materiale d'archivio sia cartaceo che audiovisivo e integrarli con un materiale inedito e autoprodotto dagli studenti del corso, e tra cui appunto, come vedremo, ci sono le interviste ai testimoni privilegiati, gli esperti del settore e così via dicendo. Questo lavoro, quindi, che ha una parte, diciamo, relativa alla ricerca sul campo e che prevede, appunto, che ha previsto dei sopralluoghi negli ambienti del MUSED e le interviste in profondità, si è affiancato attivamente nella ricerca esplorativa di alcuni filoni di indagine sul metodo Montessori, perché ha indirizzato, diciamo, i ragazzi verso l'attualizzazione delle fonti storiche legate alle pratiche prese in esame e per la riproduzione in realtà virtuale di una classe montessoriana con, dicevo appunto, la possibilità di interagire con gli oggetti didattici, a cui si è aggiunto tutto il lavoro creativo e progettuale che entra nel merito delle tecniche che loro apprendono durante questo nono biennio di specializzazione, che comprendono tecniche di scrittura, ad esempio la stesura del racconto della voce narrante dei prodotti audiovisivi realizzati per la narrazione immersiva, lo studio delle teorie, la messa in pratica delle tecniche dello storytelling per la sceneggiatura, la comunicazione efficace, la regia, la fotografia cinematografica, il montaggio e l'uso di software per la composizione di musica originale, l'ideazione e la realizzazione ovviamente anche delle applicazioni in realtà virtuale. Adesso, insomma, si è sommato anche la progettazione grafica del logo Memoria Viva relativo al progetto. Concludo, diciamo, un minuto. E qui potete trovare, diciamo, tutta una spiegazione su quello che è stato il percorso, sulla declinazione, la, diciamo, rielaborazione dei materiali d'archivio, la post-produzione dei lavori che hanno realizzato. Come vi anticipavo, questo ha previsto anche, diciamo, l'impiego delle tecniche del brainstorming, del design thinking, oltre a quella ovviamente del digital storytelling. E qui ci sono le fasi, diciamo, della realizzazione del progetto e diciamo, sperando di riuscire a fare il punto, vi ho inserito nelle successive slide che posso far vedere al volo per farvi eventualmente fruire degli artefatti multimediali, potete tramite QR code, diciamo col tablet, anche adesso da remoto con lo smartphone, inquadrando il QR code, vedere gli artefatti che sono stati realizzati dai ragazzi. Mi avrebbe fatto piacere, diciamo, entrare nel merito di ciascuno, ma se non c'è ancora tempo... No, Valentina, ti ringrazio, ma dobbiamo dare la parola assolutamente alla quarta relazione, visto che, insomma, siamo andati un pochino oltre con i tempi. Grazie mille, okay, molto allora interessante... l'uso delle rubriche valutative. Sì, se potete mostrare velocemente fino alle conclusioni le slide, perché io non sto seguendo, diciamo, visivamente quello che sono è stato fatto vedere. Perché sono state mostrate da Valeria. Ah, perfetto, grazie mille. Allora, lì potete eventualmente approfondire, diciamo, quelli che sono stati lo sviluppo dei progetti da parte dei ragazzi, se avete curiosità. Grazie mille, grazie per la presentazione molto interessante. Come avevo detto, stiamo lanciando moltissimi spunti e ci sarebbe bisogno di molto tempo per approfondire.
però insomma mi fa piacere adesso dare la parola, last but not least, all'ultima presentazione di Antonella Poce dell'Università degli Studi di Roma 3. Quindi prego la relatrice di condividere la presentazione e di iniziare il suo intervento. Grazie Antonella. Eccomi. Buongiorno a tutti, vi saluto nuovamente. Vedete il mio schermo? Sì Antonella, lo vediamo correttamente. Ah, benissimo, io cercherò di essere più rapida possibile, anche perché molti degli aspetti che sono emersi nella prima relazione sulla applicazione Itruria tornano anche in questo altro lavoro che vi presentiamo e che è opera dello stesso gruppo di ricerca che ho coordinato presso l'Università di Roma 3 fino a qualche mese fa, per poi appunto passare all'Università di Modena e Reggio Emilia con il nuovo centro Intellect che vi abbiamo presentato prima, quindi non mi soffermo su quello. Il tema della narrazione ritorna in questa iniziativa, in questo altro sottoprogetto, direi, che si è realizzato nell'ambito del più ampio già citato Inclusive Memory, progetto di Ateneo che appunto insisteva sull'idea di usare il museo come strumento di inclusione sociale, che ha visto la partecipazione di 7 diversi dipartimenti dell'Ateneo, quindi ancora una volta l'interdisciplinarietà presente e veramente valore aggiunto di questo grande progetto che si è realizzato poi in tanti rami, tra questi quello che avete potuto ascoltare, la cui descrizione avete potuto ascoltare prima, e altri, un altro di questi è proprio quello che qui vi descrivo e che è stato sviluppato in collaborazione proprio con il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università Sapienza di Roma. L'obiettivo e il tema che vi dicevo di fondo era quello di usare la narrazione e il tema della narrazione come giustificazione della realtà nella quale siamo immersi. Nella presentazione precedente, quindi quella che riguardava appunto la fruizione, l'uso del patrimonio per lo sviluppo di competenze trasversali attraverso una soluzione tecnologica particolarmente coinvolgente come quella che avete visto, la strategia era proprio quella di far sì che questi oggetti riprodotti potessero raccontare la loro storia in prima persona, e alcuni elementi rispetto ad un tema generale che in quel caso era quello della figura della donna nel tempo degli Etruschi. Qui cambiamo completamente scenario, ma non quello appunto dello sviluppo della narrazione per facilitare il coinvolgimento e quindi lo sviluppo di capacità empatiche e di pensiero critico ancora una volta negli studenti di diciamo così specializzanti, quindi ad un livello abbastanza alto di medicina, e in appunto medici specializzati, attraverso attività che si svolgono appunto online, ma sempre nell'ottica di usare il patrimonio per sostenere queste competenze. Si è partiti dalla considerazione che appunto l'approccio razionalista nella pratica medica abbia comunque negli ultimi anni limitato, e in particolare in questi giorni purtroppo lo possiamo constatare, insomma, in varie situazioni, nelle varie situazioni di difficoltà in cui tutti comunque ci troviamo coinvolti, abbia un po' limitato le capacità empatiche dei medici, considerandole limitanti dell'impatto effettivo della cura, quando invece vari studi
studi evidenziano che queste capacità, se appunto impiegate nella maniera più corretta, portano a, invece ad una maggiore efficacia della cura. Basandoci su questi approfondimenti in letteratura, abbiamo pensato di lavorare allo sviluppo di una proposta, come vi dicevo, online, che sfruttasse alcune metodologie, in particolare quelle che vedete evidenziate qua, quindi le visual thinking strategies, attività di scrittura riflessiva, object based learning, che è già è stato citato questa mattina, altre attività basate sull'osservazione, sullo studio, sulla consapevolezza dell'approfondimento dell'opera museale, per appunto verificare attraverso tutto un sistema di valutazione che adesso vedremo, basato su alcuni indicatori fondamentali, l'efficacia appunto di questa nostra la verifica appunto di questa nostra ipotesi di partenza. Hanno partecipato a questa prima esperienza pilota 35 medici, diciamo, specializzandi e specializzati nelle aree che qui vedete indicate, quindi prevalentemente l'area delle scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, geriatriche. Cosa abbiamo fatto, andando proprio molto rapidamente? Abbiamo realizzato una proposta online della durata di 6 settimane, quindi un tempo piuttosto breve, che questo è un aspetto sul quale, diciamo, dovremmo riflettere. Abbiamo lavorato su un approccio appunto ODIP, Observe, Describe, Interpret and Prove, proprio lavorando sul discorso della strategia finalizzata allo sviluppo di pensiero critico. Abbiamo usato due diverse tipologie di stimoli fondate sulla associazione testo letterario tratto da alcuni autori, in particolare che vedete indicati qui, Baudelaire, Pascoli, Ungaretti, Bufalino, e l'opera d'arte, in particolare un'opera d'arte di Gauguin che adesso vi farò vedere in un attimo, e quindi abbiamo lavorato appunto su attività di analisi, interpretazione, descrizione e valutazione critica inserite in questo contesto. Questa è l'opera di Gauguin alla quale abbiamo fatto riferimento, sulla quale abbiamo lavorato, per spiegarvi rapidamente in che modo si è svolta l'attività. Abbiamo fornito alcuni esercizi online, come vedete, basati sull'apprezzamento generale dell'opera d'arte considerata, su alcuni dettagli, e quindi per tornare appunto poi ad una visione complessiva ulteriore dell'opera d'arte. Le fasi hanno riguardato appunto la tecnica del ODIP, quindi dell'osservazione, dell'approfondimento, della riflessione sul dipinto, in particolare per stimolare abilità e competenze di pensiero critico e di problem solving. Sono state sviluppate attività di ragionamento induttivo, analisi e interpretazione appunto sulla combinazione opera d'arte e testo letterario. Per effettuare la valutazione degli elementi che dovevano confermare o smentire la nostra ipotesi di partenza, abbiamo utilizzato un adattamento di due strumenti in uso per la valutazione dell'empatia, il Basic Empathy Scale in Adults e l'Emotional Style Questionnaire. Abbiamo poi utilizzato per la valutazione del pensiero critico quello stesso modello che avete
di cui avete sentito parlare nella presentazione precedente ad opera del nostro gruppo, che appunto è stato adottato in fase pre e post intervento. E quindi un questionario di autovalutazione delle competenze trasversali è stato somministrato proprio per diciamo cercare delle correlazioni anche diciamo più ampie su vari indicatori sui quali adesso non scendo, ma insomma per darvi una indicazione di massima sappiate che c'è anche questa parte. Qui abbiamo alcuni risultati, solo per darvi un'idea di fondo sulla partecipazione del gruppo che appunto è stato oggetto di analisi, notate che informazione rispetto ai 35 partecipanti erano 18 persone, la maggior parte concorda sull'idea appunto che questo tipo di attività sia stata utile per lo loro sviluppo professionale e per appunto le loro attività di studio, di ricerca e di crescita. Rispetto al pensiero critico e quindi all'uso di quello strumento per la valutazione del pensiero critico a cui vi accennavamo, abbiamo avuto un numero totale di 58 saggi valutati, 29 in entrata, 29 in uscita, e come potete vedere anche qui dal grafico, 4 su 6 degli indicatori presi in considerazione evidenziano un miglioramento nell'ambito dei macro indicatori di pensiero critico, in particolare l'uso della lingua, l'argomentazione, l'importanza e la valutazione critica ci danno insomma indicazioni favorevoli, e anche il valore della deviazione standard sembra diminuire. Per quanto riguarda i livelli di empatia, abbiamo un aumento rispetto ad alcune categorie, anche se diciamo che rispetto ad uno degli strumenti, senz'altro, l'altro strumento mostra dati discrepanti, ma questo diciamo può essere attribuito a varie ragioni. È anche vero che, come vi dicevo, l'ampiezza temporale dell'intervento è stata molto limitata, il numero dei partecipanti altrettanto, quindi dovremmo sicuramente ampliare entrambe queste dimensioni per poter effettuare delle considerazioni più coerenti. Notiamo però che l'indicatore della sensibilità al contesto dimostra appunto si dimostra statisticamente significativo con appunto questo confronto pre e post test, quindi diciamo che questo è un dato che ci può confortare. Diciamo, arrivando proprio alle conclusioni, possiamo dire che i risultati dell'esperienza pilota ci danno ci suggeriscono sostenere, di proseguire nell'approfondimento, nella disseminazione di questo progetto, comunque nella possibilità di replicarlo con gruppi più ampi, proprio per quei dati che vi dicevo sembrano confortanti. Sicuramente c'è una consapevolezza da parte dei partecipanti e un apprezzamento rispetto alla possibilità di sviluppare determinate loro competenze e capacità attraverso attività quali quella che abbiamo proposto. E come vi accennavo, appunto, sicuramente occorrerà utilizzare e riuscire ad intervenire con appunto gruppi
i gruppi selezionati per un tempo sicuramente più ampio, ampliare la platea, quindi avere numeri più ampi e perfezionare la metodologia quasi sperimentale adottata e introdurre possibilmente ovviamente nuove e diverse attività. Vi ringrazio, qui avete indicazione sia della mia posta elettronica, se avete altre curiosità, domande che non riusciamo a risolvere oggi, ma avete anche l'indicazione del nostro sito, dove trovate la descrizione del centro e anche le proposte post lauream che attraverso questo centro vengono erogate, sempre di carattere internazionale, sempre focalizzate su vari aspetti diciamo legati alla tecnologia, al patrimonio, alla valutazione. Sì, ho finito. Grazie Antonella, sintetica, insomma siamo riusciti a recuperare un pochino sui tempi, veramente molto interessante, abbiamo avuto tantissimi spunti dalle quattro presentazioni e io lascerei subito lo spazio a domande, interventi, richieste di chiarimento. Potete sia accendere il microfono che scrivere in chat, prego. Vedo intanto che i relatori hanno inserito, diciamo, i siti dove poter approfondire i lavori dei progetti che sono stati illustrati e insomma ringrazio perché insomma il tempo è stato poco e in qualche modo gli spunti veramente tanti, per cui immagino che ci sia anche la necessità di metabolizzare tutto quanto insomma abbiamo ascoltato. Sì, ecco, credo se insomma i relatori ci danno la possibilità, potremmo nella pagina del gruppo tematico di Hive, grazie Antonella, pubblicare un estratto comunque le slide degli interventi presentati. E comunque, come dicevamo all'inizio, è il primo, diciamo, di questi seminari, per cui magari potremo farne un secondo per approfondire ulteriormente. Se certo, non ci fossero richieste di approfondimento. Anche le... No, scusa, prego Antonella, prego. No, volevo solo dire che è chiaro che immagino che i partecipanti siano interessati agli strumenti di valutazione adottati e in presentazioni così sintetiche è difficile farsi sulle caratteristiche degli strumenti di valutazione, anche sulla raccolta e analisi dei dati, quindi magari immagino, insomma, non so se interpreto il pensiero degli altri, ma sì, che potrebbe essere interessante approfondire determinati aspetti. È chiaro, avremo bisogno di un po' più di tempo perché anche i nostri progetti chiaramente sono piuttosto complessi sia nella genesi, no? E che nello sviluppo, quindi riuscire a comunicarli e spiegare determinati risvolti, insomma, chiaramente richiede un pochino più di tempo. Certo, però devo dire insomma che siete stati esaustivi e ci avete dato veramente moltissimi spunti, per cui il ringraziamento è grande. Io lascerei allora la parola alla coordinatrice del gruppo tematico, a Valeria Pandolfini, per utilizzare questi minuti finali per chiudere e per i saluti di rito. Grazie. Grazie, grazie Veronica, grazie a tutte le relatrici e relatori. In effetti i tempi sono tiranni, quindi prendendo proprio spunto dalle ultime parole della professoressa Poce, questi è solo uno dei primi, è uno un'occasione di condivisione, ma ne seguiranno delle altre proprio per approfondire di più i temi valutativi, perché è vero, le vostre relazioni ci hanno dato tantissimi spunti, io avrei tantissime domande, ma ho solo 10 minuti, ma il punto sul quale avrei più piacere di approfondire ulteriormente proprio metodi, tecniche valutative. Avete parlato tanto di rubriche valutative, quindi un'occasione sarà sicuramente anche vicina. A giugno ci sarà una conferenza alla quale potete partecipare, assolutamente siete
invitati a farlo, perché i temi sono proprio questi, sulla valutazione, metodi e tecniche per valutare la digital education. Quindi se chi avrà piacere potrà scrivere direttamente a me, a Veronica, a Ida e insomma presentare poi un abstract. Che dire, tutte queste vostre relazioni, appunto, mi permetto di rubare 3 minuti, ma solo per rilanciare la palla poi a voi, no? Mi hanno fatto venire alla mente 2 riflessioni, una più sul contenuto, se vogliamo, e una un po' più sul metodo, che è quello che mi sta a cuore in questa sede, soprattutto come Hive. Cioè, uno è un elemento che ho visto un po' trasversale alle vostre relazioni, cioè il fatto di puntare l'attenzione su una connessione tra un'educazione formale e informale, no? Si analizza la prof voce, gli altri relatori hanno sempre puntato l'attenzione su dentro e fuori la scuola, anche queste esperienze del museo, il ruolo sociale del museo, cioè le nuove tecnologie e la digitalizzazione ci impongono inevitabilmente di ragionare pensando all'interconnessione tra formale e informale. Tutte le vostre relazioni hanno riportato esperienze in tal senso, quindi si parlava di sistema formativo allargato, quindi un tema dal punto di vista così dei contenuti mi pare questo che accomuni un po' tutte le relazioni. Un secondo tema, quello della interdisciplinarietà e multidisciplinarietà. La digitalizzazione ci pone di fronte alla necessità di parlarsi fra diverse discipline, no? Non vivere più in compartimenti stagni, e mi pare che di nuovo le vostre belle ricerche ci dicano molto in tal senso, no? Connessioni con l'altro, di Annalisa Buffardi, piuttosto che la professoressa Poce, Caccamo, Intellect, questo centro che raccoglie comunque diverse professionalità. Ma la stessa Valentina Faloni, appunto, che punta l'attenzione su un progetto che riprende un po' il Ministero dell'Istruzione, quindi questo ITS 4.0, quindi in un certo qual modo la connessione tra formale, informale, scuola, mercato del lavoro. Dal punto di vista del contenuto mi pare che queste 2 linee siano molto trasversali. Arrivando invece al metodo, e qui vi rilancio un pochino la palla anche per approfondirlo in successivi incontri, questi mondi sempre più digitalizzati ci portano di fronte forse alla necessità di rivalutare anche, no, strumenti che noi abbiamo da sempre utilizzato. Nelle vostre relazioni avete parlato tanto di digital storytelling, ben 2 relazioni/3 hanno fatto riferimento a questo. Quindi la mia domanda è quanto possiamo riutilizzare metodi, tecniche, no, che già conosciamo, con i quali ci troviamo in confidenza, se vogliamo, o quanto questi necessitano di essere un po' riadattati a contesti sempre diversi. Dal punto di vista quindi metodologico e dal punto di vista di come fare ricerca in ambito educativo, no? Le rubriche che voi avete solo brevemente accennato per questioni di tempi, mi pare che un'attenzione specifica sia sulle competenze trasversali, cioè come valutiamo le competenze trasversali. Quindi sarebbe molto interessante dedicare una parte dei prossimi nostri incontri a questo tema, no? Perché accomuna, mi pare, alcuni dei vostri delle vostre relazioni e delle vostre ricerche. Così come la seconda questione dal punto di vista del metodo, il digital storytelling. Quindi anche da questo punto di vista, come poi valutiamo quali strumenti ci paiono essere più adatti per valutare una realtà necessariamente cambiata, mutata, no? Se assumiamo l'approccio della sociomaterialità, allora non possiamo più considerare solo l'essere umano, no? Ma voi stesse nelle vostre relazioni ci avete dimostrato come gli oggetti, gli artefatti, i dispositivi diventano essi stessi oggetto di attenzione. Quindi la mia domanda che butto lì, a chi vorrà rispondermi, appunto, una maggior focalizzazione sugli strumenti valutativi, cioè se sarà possibile nei prossimi incontri focalizzare l'attenzione su uno scambio, un confronto su quali strumenti e tecniche valutative siano più adatte per analizzare e per studiare contesti così diversi dal passato, che implicano quindi anche da parte di noi valutatori uno sforzo aggiuntivo. Lascio la parola appunto a chi vorrà cogliere qualcuno di questi spunti di riflessione, semplicemente. Non so se qualche relatore vuole rispondere proprio in 2 battute, poi ovviamente avremo altre occasioni per approfondire.
Solo una battuta per dire che sì, il discorso della multidisciplinarità è fondamentale in questo nuovo mondo che ci troviamo a vivere e quindi lo scambio, l'interazione, la possibilità di collaborare in ambiti diversi è assolutamente vitale. Lo vediamo sia nella quotidianità della didattica e in particolare nella ricerca, perché comunque se dobbiamo sviluppare soluzioni diverse che facilitino principalmente la partecipazione e il coinvolgimento, servono punti di vista diversi. Per i lavori che avete visto, come accennava il dottor Alessio Caccamo, hanno partecipato alla realizzazione veramente mondi e profili molto differenti, dagli esperti in storia dell'arte che non sono stati, forse non abbiamo citato, psicologi, designers, ingegneri, esperti in letteratura come la professoressa Re, che è qui e che appunto, oltre a essere dottore di ricerca in pedagogia sperimentale, ricercatore in pedagogia sperimentale, è anche docente di queste materie letterarie. Scusate che ogni tanto parte il tempo. E quindi voglio dire, abbiamo dovuto coprire tutta una sfera di ambiti, di discipline che se dialogano, appunto, portano poi a dei risultati, penso, efficaci, insomma, comunque più efficaci. Sì, se posso, anche grazie ora volevo mille, aggiungere una non cosa. Se qualcun altro. Se posso, solo rapidamente, anche io sento molto questo interrogativo, appunto della necessità di adeguare gli strumenti di valutazione rispetto appunto a pratiche che mettono in campo appunto il digitale, le tecnologie, appunto proprio partendo da quell'approccio sociomateriale che tu, Valeria, hai richiamato, e a partire proprio da quella contaminazione tra spazi formali e non formali e informali. E quindi è proprio questo molto spesso che viene fuori, non soltanto nella contaminazione tra le discipline, che giustamente appunto è un elemento che ricorre perché fa parte appunto dell'essere digitale, ma anche appunto della contaminazione tra ruoli, perché quando i docenti raccontano come hanno portato avanti le attività, loro parlano appunto proprio del loro coinvolgimento innanzitutto insieme agli studenti e di questa costruzione che è, permettetemi di dirlo in maniera molto semplice, è quasi alla pari, cioè nel senso che rispetto ha moltissimi aspetti, stimoli e spunti. È ovvio che il ruolo del docente, anzi, viene valorizzato molto proprio perché, proprio per il suo bagaglio di competenze e di conoscenze, però ci sono molti aspetti sui quali i docenti si fanno anche trainare dagli studenti. Quindi c'è un rapporto di reciprocità, ecco, forse più correttamente, che indubbiamente ritengo sia appunto proprio una parte del fulcro di quell'interrogativo che appunto anche io sento molto e che ci deve animare. Quindi in questa contaminazione e in questo processo, quali sono gli strumenti più adatti e come adeguare quelli che già ci sono, come fino a che punto? Quindi raccolgo lo spunto e la sollecitazione. Benissimo, grazie mille. Io, insomma, se non ci sono altri interventi, rimanderei a un incontro successivo dove già sappiamo quali sono i focus di approfondimento, magari appunto rinvitando i relatori anche a confrontarsi con altri che si sono cimentati nella costruzione e nella sperimentazione di strumenti di valutazione. Dunque, vi ringrazio per la partecipazione, vi saluto e, insomma, auguriamoci di vederci presto, magari non solo su questi schermi. Magari. Arrivederci a tutti, grazie alle coordinatrici, ai partecipanti e un grazie speciale ad Ive che ha ospitato questo bel incontro. Ciao. Arrivederci ciao. A tutti, ciao. Alla prossima. Grazie, grazie a tutti e buon pomeriggio. Ciao. Ciao. Grazie. Buon pomeriggio, buon fine settimana. Sì.